Italia fa ancora i conti con l'aumento dei prezzi derivante da un inverno difficile, il maltempo ha colpito anche Spagna, Grecia e Francia, aumentando la portata del problema, che diviene così europeo. In tutto il continente, infatti, si è verificato un crollo delle disponibilità alimentari, con il rincaro dei prezzi nei supermercati con scaffali vuoti e le vendite di broccoli, zucchine ed insalate, che in alcuni casi sono state addirittura razionate. Tutto ciò avviene ovviamente in paesi non autosufficienti, come ad esempio la Gran Bretagna. L'Italia se la passa decisamente meglio e, nonostante le difficoltà, resta un grande produttore di frutta e verdura. Occorre tuttavia vigilare affinché non vengano spacciati prodotti stranieri come nazionali per giustificare aumenti non dovuti e fare acquisti di qualità al giusto prezzo. Numerose le attività che la Regione Piemonte sta svolgendo per espletare le procedure finalizzate al ripristino dei danni provocati dall'ondata di maltempo dello scorso novembre. Numerosi danneggiamenti provocati in poco più di 48 ore, comprese tra il 23 e il 25 novembre, in molte zone della regione. Al momento il Piemonte sta completando la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività produttive ed economiche. Per quanto concerne l'agricoltura, la Giunta regionale deve definire entro il 23 febbraio, con un'apposita delibera, l'entità complessiva dei danni alle aziende agricole, alle infrastrutture irrigue e alla viabilità interpoderale in tutte le zone alluvionate. L'elenco sarà inviato al Ministero per l'avvio delle procedure di pagamento. Arriva dal Giappone la notizia dello sviluppo di un mini drone che potrebbe affiancare api ed altri insetti impollinatori nello svolgere questa importante incombenza. Piccoli robot in grado dunque di impollinare le piante senza danneggiarne i fiori. La notizia, pubblicata sulla rivista Chem, reca la firma del gruppo di ricerca di Eijiro Miyako, che ha sviluppato i mini droni comandabili da remoto che si sono dimostrati in grado di impollinare con successo alcuni esemplari di Lilium giapponese. Diminuiscono in Emilia-Romagna i bambini sovrappeso e gli obesi, anche se i numeri sono ancora lontani dai valori auspicabili. Lo afferma il quarto rapporto dell'indagine Occhio alla Salute, promosso dal Ministero della Salute nelle scuole elementari, da cui risulta che i bambini tra i 7 e i 10 anni con peso superiore alla norma nell'ultimo rapporto datato 2014 sono il 28,6% contro il 29,1% del 2008. Dati che, sebbene siano positivi, esortano a non abbassare la guardia. Un altro numero, infatti, è significativo. Aumenta l'attenzione da parte delle scuole per migliorare fattivamente l'alimentazione dei ragazzi. In Emilia-Romagna il 68% delle scuole distribuisce ai bambini frutta, latte o yogurt nel corso della giornata.